Il progetto Opus Patrimonio di Saperi si propone di raccontare al visitatore la storia della Villa Medicea della Petraia e delle sue preziose collezioni, con uno sguardo inedito che non si rivolge ai suoi più celebri capolavori, ma che cerca di dare valore a quelle testimonianze, espressione della vita quotidiana, che ancora oggi possiamo ammirare negli ambienti nobili di questa residenza. Si tratta di una storia apparentemente minore, rivelatrice di un patrimonio di saperi e conoscenze, frutto della cultura e dell'ingegno umano. Come altri celebri giardini e ville medicee, oggi dichiarate dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità, la Petraia può essere considerata per certi versi il motore economico e produttivo di un raffinato sistema manifatturiero. Considerata da sempre un luogo di svago, meta prediletta di granduchi e sovrani che qui si abbandonavano ai piaceri della vita, le sue stanze e gli ampi spazi del suo giardino sono stati anche luogo di sperimentazione, un vero e proprio laboratorio nei campi più disparati del sapere, dall'architettura all'idraulica, dalla botanica all'arte all'artigianato. Un terreno fertile per architetti, artisti, ingegneri e artigiani che hanno lasciato traccia del loro lavoro nel tentativo di soddisfare le richieste dei legittimi proprietari, i Medici prima, i Lorena e i Savoia poi. Pensiamo al complesso sistema dei terrazzamenti del giardino all'italiana, eseguiti nel Cinquecento, alle soluzioni ingegneristiche e idrauliche delle fontane adottate al tempo dei Lorena nel XVIII secolo, ai preziosi arredamenti utilizzati per decorare gli ambienti interni grazie alla sapienza di mani esperte di artigiani durante gli anni di Firenze, capitale d'Italia. Un raffinato sistema di contaminazioni e scambi tra campi del sapere diversi che ha permesso di alimentare nei secoli un mercato produttivo rivolto sia alla domanda interna che a quella estera. Grazie agli interventi di storici dell'arte, restauratori e artigiani, i filmati dedicati alla carta da parati e ad alcuni manufatti artistici di porcellana e di legno presenti nelle collezioni della villa ci raccontano di pratiche quotidiane, di antiche tecniche di lavorazione e di materiali preziosi. Oltre ad apprezzare la loro bellezza formale, lo scopo è quello di rileggere la storia di questi oggetti mediante il concetto più ampio del lavoro e delle conoscenze con cui sono stati realizzati. Le origini della carta d'apparati sono molto antiche. Inizialmente questo pregiatissimo rivestimento era prodotto solo in Cina e nel Rinascimento il suo impiego in Europa era limitato ad ambienti di rappresentanza all'interno di regge e palazzi della nobiltà, dati gli alti costi di importazione e produzione, completamente artigianale. Tuttavia, dall'inizio del Settecento in Inghilterra si cominciarono a realizzare carte esportate soprattutto in Francia e in Italia, che presto divennero tra i maggiori produttori di un mercato ancora destinato ad una raffinata élite. Fu solo dal 1799, quando Louis-Nicolas Robert brevettò la macchina per produrre carte in lunghezza e formare rotoli da stampare serialmente con dei rulli, in sostituzione della più complessa tecnica artigianale, che ebbe inizio la loro vera diffusione. In Italia queste carte, talvolta indicate come papier peint, cioè carte dipinte, sebbene in realtà non siano pitture, si diffusero nei salotti della borghesia, soprattutto dalla seconda metà dell'Ottocento. Mentre nelle residenze nobiliari reali, come quelle dei Savoia, furono destinate principalmente ad ambienti domestici. Qui a Villa La Petraia, ad esempio, le troviamo nello studio privato e nella sala da pranzo del re, nella stanza dei giochi e negli ambienti al piano serra. I rivestimenti per decorare le pareti delle sale della Petraia riflettono delle precise scelte di arredamento, tipiche dello stile eclettico sabaudo in voga nella seconda metà dell'Ottocento. Se gli ambienti più ufficiali, come la sala da pranzo denominata Sala Rossa, o lo studio di rappresentanza del re al piano terra, sono rivestiti da preziosi parati in tessuto di seta o velluto, al contrario, in alcuni ambienti troviamo la presenza di raffinate carte da parati dipinte,
realizzate con l'uso di tecniche esecutive differenti. Si tratta per lo più di ambienti privati, connotati da un arredo elegante ma poco sfarzoso, più consono al carattere sobrio del sovrano Vittorio Emanuele II e ai gusti semplici della sua amata, la contessa di Mirafiori Rosa Vercellana. La decorazione si differenzia sala per sala, con colori e tipologie fra loro molto diversi, che si ripetono in moduli narrativi su fondi dalle tinte tenui, come il beige, il bianco, l'azzurro e il rosa. L'elemento decorativo predominante è quello floreale, in dialogo con le straordinarie composizioni di piante e fiori che nell'Ottocento, così come ancora oggi, erano presenti nei giardini esterni alla villa. Bouquet monocromi, incastonati all'interno di losanghe geometriche, ricorrono lungo le pareti della cosiddetta sala rosa, rivestita da tinte delicate che all'epoca erano impiegate come camera da letto per gli ospiti. Sotto l'effetto in trasparenza di un soffice velo di tulle bianco a imitazione della stoffa, una decorazione floreale si ripete lungo le pareti del salottino delle carte cinesi, mentre molteplici bouquet di fiori variopinti ricoprono le pareti della camera da pranzo privata al secondo piano, arredata secondo un gusto che rintracciamo anche in altre residenze dove il re e la contessa di Mirafiori amavano soggiornare. In questa stanza ci colpisce la fresca e romantica decorazione parietale in tono con lo stile del mobilio. Nell'insieme, l'arredamento doveva poter ispirare un'atmosfera familiare, ovattata e tranquilla, lontana dai clamori e dagli obblighi imposti dalla rigida etichetta di corte. Questo ambiente, al piano terra della villa, non più con il mobilio originale, è rivestito di carta da parati ottenuta da un rotolo continuo di carta sul quale è stato steso, tramite pennelli o macchine a rullo, un fondo omogeneo di colore a tempera. Quando il colore di base era asciutto, si proseguiva con la realizzazione del motivo decorativo, composto, in questo caso, da cornici romboidali all'interno delle quali sono ripetuti fiori di campo raggruppati insieme a grandi boccioli di peonie. Tale decorazione è stata realizzata sovrapponendo strati di colore riportati sul supporto tramite l'impressione di matrici lignee intagliate ed imbibite di colore a tempera. Al numero di colori previsti corrispondeva il numero delle matrici incise utilizzate una volta asciutto il colore precedente. L'applicazione della carta alla parete avveniva con l'aiuto di spazzole di accompagnamento alla stesura e l'utilizzo di colle di natura midacea sulla parete non levigata. Per rifinire e per una migliore adesione, sull'estremità superiore ed inferiore della carta è stato apposto un bordo decorativo a motivi lineari. Come indicato dal marchio presente sul verso della carta, si tratta di un rivestimento prodotto in Francia, probabilmente nella seconda metà del XIX secolo. Queste carte sono state recentemente sottoposte ad attenti lavori di restauro, che hanno permesso di ripristinare e conservare la qualità del disegno. La carta si presentava infatti in cattivo stato di conservazione, con numerosi danni, tra i quali diffusi depositi superficiali, soprattutto in corrispondenza delle deformazioni murarie, distacchi della carta dalla parete ed estese lacune e abrasioni superficiali con perdita degli strati di colore e macchie di varia natura. L'intervento di restauro è consistito prima di tutto in una pulitura superficiale a secco per rimuovere le impurità depositatesi nel tempo. Si è quindi proceduto con il consolidamento delle zone di intonaco decoese mediante iniezioni localizzate, stuccature e microstuccature delle fessurazioni. La carta risultava staccata dalla parete in più punti, quindi si è proseguito con la realizzazione tramite colla d'amido applicata a pennello, addizionata di olio essenziale di alloro per evitare futuri attacchi entomologici. Gli strappi sono stati suturati con velo giapponese preventivamente tonalizzato, mentre le abrasioni superficiali tramite stuccatura di polpa di cellulosa. Le piccole e grandi lacune sono state integrate con carta giapponese di idonea grammatura e sagomata e tinta con colori a tempera. Nelle lacune di maggior dimensione si sono riproposti i principali elementi decorativi floreali tramite l'impiego di mascherine appositamente realizzate,
con lo scopo di ripristinare un'adeguata lettura generale. Nella nostra bottega riproduciamo la carta da apparati esclusivamente fatta a mano e i sistemi di riproduzione sono quelli di utilizzare la carta da apparati grezza, come viene poi utilizzata nell'industria, ma noi la prendiamo e ci riproduciamo i colori e le decorazioni personalizzate per i nostri clienti. Fondamentalmente utilizziamo due tecniche di riporto della pittura. Uno è quello dello spolvero, utilizzando una carta lucida in cui riportiamo il decoro e poi lo spolvero lo traforiamo con una punta e con un tampone trasportiamo il disegno sulla carta. Naturalmente la carta deve essere tutta millimetrata in modo da poter riportare il decoro in maniera regolare, dopodiché una volta battuto lo spolvero non facciamo altro che col pennello di riprendere le parti decorate riempiendo tutti gli spazi della pittura. La seconda tecnica di riporto della decorazione è quella della mascherina, che non è altro che un foglio in cui viene trasportato il disegno, sagomato con dei bisturi, tagliato, creato delle piccole finestrine affinché la pittura possa passare attraverso i pennelli e disegnare e dipingere il decoro in maniera netta e precisa. Questo è un sistema molto più veloce, anche se più meccanico e meno pittorico. I materiali che usiamo sono esclusivamente la tempera che sulla carta grezza che noi acquistiamo stendiamo il colore di fondo e poi sia con lo spolvero sia con le mascherine utilizziamo una tempera che è a base di acqua, che è il veicolo che lo tiene, il pigmento colorato e una piccola colla che serve a tenere il colore che non si disperda. Per la garanzia che il decoro rimanga integro, alla fine utilizziamo una vernice trasparente molto lunga che ci permette di proteggere la pittura. Villa Medici alla Petraia conserva un nucleo di carte dipinte cinesi della seconda metà del Settecento, secolo nel quale la moda per l'esotico ispirata alla Cina trionfa in tutta Europa, tanto da coinvolgere anche Pietro Leopoldo di Lorena, che intorno al 1780 acquista centinaia di carte cinesi, tra le quali le carte di Petraia per arredare alcune delle residenze granducali. Originariamente allestite nella Villa Medicea di Castello e trasferite nella villa negli anni di Firenze Capitale, questi peculiari manufatti, realizzati da botteghe artigiane di Canton e importati dalle compagnie delle Indie Orientali, giungono a Firenze nel formato di rotoli, album e fogli per essere utilizzati sia come carte da apparati sia come quadri per rivestire le pareti di gabinetti e stanze cinesi. Ambienti intimi e raccolti che ben si adeguano al repertorio figurativo delle carte, evocatrice di una visione idilliaca e favolistica della Cina, così come era immaginata al tempo dalla società occidentale. Grazie alla raffigurazione di motivi floreali e narrativi dedicati alla vita quotidiana e di corte della civiltà cinese, capaci ancora oggi di offrirci una panoramica esaustiva della cultura e della società cinese, descritta nelle sue usanze e costumi caratteristici. Thank you.